Dopo i primi due epicissimi episodi, oggi siamo qui con l'episodio 3-3, com'era? Bella ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo tornati con un video incredibile. Io sto urlando, ma in realtà il microfono adesso ce l'ha tutti i segni blu. Comunque, siamo tornati qui con l'incredibile test. Aspetta. Vabbè, non le ha uscite. Quindi oggi, visto che noi siamo pervertiti, Persone strane. lui soprattutto. Ma scusa, ma allora, l'albero genealogico della nostra famiglia implica che te sei nato prima di me. Quindi vuol dire che Sta io. dicendo una cazzata incredibile. Che tu riprendi da me? Ma Esatto. tu puoi essere più pervertito di me. No, perché secondo il karma, se te sei pervertito, io sono due volte quanto sei pervertito te. Quello che ho detto io, però è troppo stupido per capirlo. Comunque, signori, oggi siamo qui con questi test sul sesso Sesso, e sull'amore. sull'amore. No, queste cose poco No. etero. E quindi testa i gradi. Testa alla spalla. Testa Leonardo. Qui, tocca Quanto qui. sei candido, candida e puro, pura? Scoprilo con questo test. Cioè, se fanno i cazzi nostri, cazzi in tutti i sensi. Domanda numero uno. Hai mai fatto sesso in più di tre posizioni diverse in una volta? Sì. Domanda numero due. Hai Hai mai mai fatto fatto sesso sesso per per più più di di un'ora? un'ora Sì, di vabbè. A seguito? parte che questo ha scritto un dodicenne, chiaramente. Ma poi non Diseguito. me puoi fare, cioè, non è un coro che devi parlare Parla tu. mentre parlo io. Comunque, per più di un'ora, no, regà, non Sì. A sono. Io non c'ho ancora. Però dipende dai punti. Cioè, a pause sì. pause no. Domanda Hai numero mai. 7. Hai mai succhiato mani o piedi del tuo Ma partner? che Io, schifo, no! sinceramente, per carità, mi piace fare cose originali, ma non così tanto. Blea. Blea, direi blea. C'è Cioè, blea. dai, oddio, però blea le mani non fanno così schifo. I Ma piedi. perché ci mettono i biglietti? Sono. Non aprite, è Aspetta, chiuso! regà, ma l'avete capito che è chiuso? Cioè, non ci vuole tanto. Se tu apri una porta e non si apre, sarà che non è aperta. Allora ragazzi, visto che il primo era una cosa che purtroppo non era personale, abbiamo deciso di farne un altro. Domanda 1 di 11. Cominciamo ovviamente dai preliminari. Per le donne sono indispensabili per accendere il desiderio a livello psicologico, fisiologicamente necessari per preparare i genitali al rapporto con una sufficiente lubrificazione, un piacevole ma non indispensabile modo per cominciare. Aspetta, Chiediamo se l'aiuto da casa. A few moments later. Benny. Senti una cosa molto sex. Stiamo facendo qui il video, Ciao quindi. Ma Benny! che vuol dire? Ma come che vuol dire? No, nel senso che siamo in diretta qui. Tu quindi saluta YouTube. Ciao Benny, Sì, non te colla però, no? Cioè, ciao Fede, ciao ciao. YouTube, ciao a tutti. Va bene. E allora niente, questa domanda è chiaramente per te, perché stiamo facendo un test molto simpatico sul. Perfetto. Guarda, già me lo immagino. Fammi la domanda, poi decido se rispondere o meno. Allora, le alternative sono tre. La prima è indispensabili per accendere il desiderio a livello psicologico. E già qui è una cazzata perché si è messa a ride. Beh, No, non oddio, è vero, non è una cazzata. vedi? Ma proprio perché si è messa a ride, secondo me è una cazzata. Comunque, fisiologicamente necessari per preparare i genitali al rapporto con una sufficiente lubrificazione. Un piacevole ma non indispensabile modo per cominciare. No, vabbè, ma tranquilla, cioè tu hai tre opzioni. E qui in questo momento tu rappresenti le ragazze di tutto il mondo. Vero? Allora, la seconda è troppo scientifica, quindi la Tro boccio. è troppo perfetto. Tra la prima e la terza, quindi. Penso la prima. Quindi indispensabili per accedere. Quindi sono indispensabili per te. A posto, grazie per l'aiuto, ci vediamo domani a scuola. Ah no, è sbagliata. È già qui. Affrontiamo la spinosa questione delle dimensioni. Ma contano davvero? No, tranne in casi estremi, ma molto estremi, quindi lui. Sì, il pene deve essere sufficientemente lungo per permettere all'uomo di stimolare la partner adeguatamente. Questo è vero, ma non. Ma non troppo. Esatto. Non so, la matematica e la geometria non sono mai state il mio forte, che anche questa è vera Per me è personalmente. la seconda. Se era prima di meno. Lo sapevo io! Lo sapevo io! Lo sapevo, ma sì, perché c'è proprio la regola, Scusa, ma dice. per me questa è la mia risposta, oh. Ma secondo me è così. Non mi interessa quello che dice Focus.
Purtroppo, nonostante l'impegno e la devozione che i nostri eroi hanno profuso, provando ad arrivare sempre ad una soluzione, non hanno mai trovato quella giusta. E allora siamo arrivati all'ultima domanda e si sa, chi indovina l'ultima ha vinto tutto. Ma che stai a Dio? Non si è mai sentita sta regola. Ma rieccolo che sta rompe le palle. Dicevamo, se indovineranno l'ultima saranno campioni e noi tutti siamo con loro. Sì, abbiamo bene. L'ultima per concludere in bellezza. Come alle partite di calcio, chi segna vince, se la indoviniamo abbiamo vinto tutto. Allora, guardando una... però seriamente. Allora, adesso tutti andate a giocare, cioè dovete commentare qui sotto prima di vedere l'ultima scena, dicendo secondo voi la indoviniamo o no, perché se noi indoviniamo abbiamo vinto. Siamo, è una promessa. Leggiamo. Bomber, è una promessa. È una promessa, cazzo, mettendo. È una promessa. Okay. Leggiamola insieme. Guardando una donna, ti ho detto non è un coro. Guardando una donna che cammina per strada, un occhio bene allenato può capire se ha avuto figli, quando ha avuto l'ultimo rapporto sessuale, se riesce a provare orgasmi vaginali. Se allora, io ti dicessi la seconda. Allora, gli orgasmi vaginali devi guardare la vagina, e a meno che non cammina nuda. No. Se ha avuto figli Forse la pancia, però dipende da quanto ce li ha avuti. L'ultimo rapporto sessuale, ragazzi, se l'ha preso dietro, il giorno dopo si vede. Sta a camminare a gambe larghe. Non lo so, di tu, perché io sbaglio sempre, io però secondo me è la seconda. Ah, brava cici. Non sta a fare. E la seconda, dai. Cioè, la seconda per forza. Se ha avuto figli. Ma che dai, cioè, sarebbe brutto. Se riesce a provare. Come si fa? Scusa. Ma come cazzo? Secondo uno studio recentemente condotto presso l'Università Cattolica di Lovanio, in Belgio, osservando la camminata di una donna e analizzandone la fluidità, l'energia e lo sviluppo della muscolatura nella zona anche glutei cosce, è possibile capire se è in grado di provare orgasmi vaginali. Per Antoine Nicolas e i suoi collaboratori, la lunghezza del passo, la capacità di ruotare il bacino e quindi di ancheggiare, e la flessibilità della colonna vertebrale sarebbero direttamente collegate alla capacità della donna di provare orgasmi vaginali. I risultati dello studio saranno utili per mettere a punto terapie contro l'anorgasmia femminile, ossia l'incapacità di raggiungere l'orgasmo. Quindi tutto sommato noi abbiamo compreso dopo questo video che di donne non ci capiamo un c***o. Allora, con molta poca sobrietà siamo arrivati al termine di questo video. Se vi è piaciuto lasciatemi un mi piace. Un mi piace. Un mi piace. Per dire un like. Un like mi piace. Comunque, passate in descrizione per trovare i suoi social, i miei social, i vostri social. Tutto. Perché io vi stalkero. No, vabbè, non è vero ragazzi, state tranquilli, non vi preoccupate. Anche se voi lo fate con me. Nel senso... è tutto nell'argomento di oggi praticamente. Nel senso mi sto chiedendo non che lo fate. Comunque allora, tra l'altro siamo arrivati al termine di questo video. Che altro dico di solito? Ah sì, bella raga.